Ma sulla strada dici che ha senso cercare? Sì, se trovo qualcosa di superficiale. Comunque, tanti mesi che non tornavamo a fare metal. Allora, evitiamo di cercare qua in mezzo alla strada. Io direi di cercare in qualche campo, qualche prato, qualche campo. Ah, è già qua. Ah, abbiamo già scavato qua, non stavo registrando. Ah, qua si aprono le scommesse. Cos'è, secondo te? Ah, un pezzo di ferro di un trattore. Per me è una lattina. Secondo me no. Un pezzo di ferro del trattore. Cosa poteva essere? Poi un, sì, un filo. Sì, un filo di qualcosa. Niente. Bellissimo. Segna oro. Oro qua. Attenzione. No, no, 24 carati. Solo per voi. Dal costo di 300.000 euro. Questo oggetto si trova qui da tanto tempo. Guardate la tecnica di scavo quadrato inventata da noi, brevettata solo da noi, possiamo usarla soltanto noi questa tecnica di scavo. E noi adesso estrarremo questo oro, certo che è oro questo, proprio certo al massimo. Cos'è? Un pezzo di un trattore. Diceva che era un anello, vedi? E diceva infatti ring, vedi che c'aveva ragione. No, è una rondella. Bellissima però. Può usare anche come anello. Esatto, quindi questo qua come anello di fidanzamento. Mi vuoi sposare, Ale? Sì. Abbiamo trovato qualcos'altro qui. Siamo vicino a un bosco. Ha sentito un brutto rumore. Di solito questo rumore indica schifezze. Comunque. Sì, indica che... Vediamo. Una cartuccia. Una cartuccia. Da cacciatore. Chissà di che epoca è. Ma queste me le tengo, di solito sono belle. Ah, beh, non è vecchissima, è in plastica. Ciao. Cosa c'è qua sotto? Cioè, guardate quanto è grande. E non è un tubo, perché è circolare, vedete? Arriva da qua, va fino a qua. Qui è una cosa lunga così, cioè lunga da qui a qui. Che cavolo è? Qui c'è l'alto rischio che sia una bomba, eh. Però la cosa incredibile è che arriva da qui a laggiù. Ora, proviamo a scavare, vedere giusto se troviamo qualcosa. Se è una bomba, chiamiamo gli artificieri. Fai piano, bro. Non c'è da scherzare, perché qua, in questa zona, gli inglesi, durante la seconda guerra mondiale, hanno buttato delle bombe. Non è tanto profondo, vedete? È più in qua, quindi scava qui. È la prima volta che ci capita trovare un segnale così strano, ecco. È pieno di formiche qua. Secondo voi sta roba qua, che poi a casa laverò, è una roba artificiale o naturale? Potrebbe essere del metallo fuso, liquefatto, ma perché l'hanno buttato qua? Bisognerebbe provare con un pezzo di stagno a casa a vedere se fa lo stesso segnale. Siamo ricchi. Figurati. Comunque proviamo a cercare ancora. C'è un altro pezzo. Vedete, un altro pezzo di questo. Che è pieno di formiche. Ah! C'era un formicaio lì. Guardate che natura. Tutto intorno. Piemontese. Qui siamo proprio nel cuore del Piemonte. Tipica campagna piemontese. Adesso andiamo da questa strada. Che non ho idea di dove conduca. Per vedere se c'è qualche punto interessante dove cercare col metal. Vedete, però purtroppo ci sono anche delle lattine e della spazzatura ai lati, quindi la gente viene a ubriacarsi qua. Quanto bisogna essere marci per venire a ubriacarsi qua, alla sera? È una birra, classica lattina di birra. Tolgo la terra così la butto, va. Ah no, bibita gassata, questa è anni 80, bibita gassata. Perché non si sapeva negli anni 80. Non fosse. Ok, questa la buttiamo dentro nel sacchetto. Ecco qua. Fa un caldo terribile comunque. Adesso ci spostiamo in un'altra zona. Facciamo ancora una piccola ricerca in questo campo. Ma poi ci spostiamo un po' più avanti con la macchina. Cerchiamo da qualche altra parte. Abbiamo parcheggiato qua la macchina. E adesso cerchiamo in quel campo laggiù. Guardate che bella natura selvaggia. Siamo spostati, adesso siamo vicino a questo fiume che è il Malesina, credo.
credo che si chiami Malesina. Ah, mo ce lo facciamo tutto sto campo, tutto ce lo facciamo. Il ferraccio classico. No, no, non mi fermo, andiamo avanti. Inizio già a delirare per il caldo comunque. Stiamo iniziando a delirare adesso. Siamo passati al delirio. Questa è una lattina sicuro. Sai che è una moneta dell'impero romano. Le lattine dell'impero romano. Senta. Oh, c'è una roba grossa. No. Pensavo su un proiettile, invece no. Tondino di ferro, strano. Sembra... sigaro. Sono giorni che sto cercando di trovare robe con metal detector. Ma ancora non ho trovato niente, non capisco perché. Dopo proveremo a invocare il santo del metal detector. Vediamo se qualche monetina ce la fa trovare. Comunque c'è un po' di venticello, si sta bene. È molto incolto. Potrebbe esserci qualcosa. Io sento che c'è qualcosa. Dio del metal, San Cristoforo, protettore dei viaggiatori, facci trovare qualcosa di grandioso, per favore. Not bad. Scava qua. Don't try to apprehend him. E qua. Aspetta, ho visto qualcosa. Eccolo lì. Ma un'altra cosa come prima? Non è possibile. No. Cos'è? Un tappo. No, cos'è? Un tubetto. Questo qui è un classico, lo troviamo sempre. Ce ne sono miliardi. Le pomate sono un classico. Nessuno ne parla. Siamo gli unici che fanno metal detector che riconoscono l'importanza delle pomate. Buongiorno viandante. Buongiorno, chi è lei? Non ha importanza chi sono io. Lei sta cercando dei manufatti, vero? Sì signore. Come si chiama? Albifoto. Ora le do il potere del cercatore. Ecco a lei. Le auguro il meglio. Dai, dai, che qua troviamo qualcosa. Adesso abbiamo il potere del cercatore. Non so se avete capito, ma i miei video di metal detector non sono video seri. No, perché nei video scorsi c'era gente che mi aveva criticato dicendo che non... insomma, non sono capace. Boh, non ho trovato niente di che. Ma in realtà questi video sono fatti anche per ridere, cioè. Oh. Aspettate. Ha suonato, eh. L'avete sentito? Ecco qua. Ah, già qua. No, ma dai ancora. Ma non ci credo. Un'altra. No, ma io mi chiedo una cosa. Mi sapete spiegare perché una volta la gente veniva a usare le pomate in mezzo ai campi? Me lo potete spiegare? Forse, non lo so. Cioè, sono tantissime. Perlomeno qua si cerca bene. Guarda com'è facile. Forse adesso è il momento migliore andare in montagna a fare metal detector, sai? Fa troppo caldo. Niente, qua non c'è niente, a quanto pare. Vediamo qua all'inizio del campo. A volte all'inizio del campo è più probabile trovare roba, sapete? Forse questa una volta era una strada, infatti. Mi sa che è quello. Lasciamo stare. Troppo grossa, troppo profonda, non era una moneta sicuro al 100%. Comunque ricordatevi, se fate metal, anche voi decidete di fare metal, imparate il trucco di non scavare ogni volta che sentite qualcosa. All'inizio noi lo facciamo sempre, ma ci siamo resi conto che è inutile. Comunque adesso stiamo andando a mangiare un panino. Andiamo dove c'è l'ombra. Sì, un panino. Dei panini. Non ho un panino. Quanti ne hai? Ti faccio vedere cosa ho io. Guardate che bel posto abbiamo trovato, con l'acqua che scorre a pochi centimetri dalla strada. Mangiamo qua. Madonna ragazzi. Cibo da metà detector questo. Vediamo sulla spiaggia,
Però l'acqua è pulitissima, qua. Guardate, aspetta, vi faccio vedere. Qua è un po' pericoloso. Oh, bellissimo! C'è un ponte! Bellissimo, è antico! È anche crepato, quindi dobbiamo fare attenzione a passarci. È bello di fare metal e andare anche a vedere posti come questi, posti naturali che non ti fermeresti mai a guardare se fossi in una situazione normale. Però non ci farei mai il bagno qua perché è pericoloso. Ah, un canale, guarda! Puoi usarlo come ponte questo per attraversare il fiume. Guardate! Andiamo avanti di qua. Comunque io sono dell'idea che più ti allontani dalla civiltà, dall'uomo, e meno rifiuti trovi, e quindi più probabilità di trovare roba c'è. Quindi forse più ci addentriamo nel bosco e più è probabile troviamo qualcosa. Non so neanche dove stiamo andando in realtà, eh. Qua non è una strada dove la gente viene comunque frequentemente. No, una pomata. Ma sarà un altro pezzo di questo. Una catena del Barrog. Tu non puoi passare. Ma che figo! Ma guarda, si vede il castello di San Giorgio. Allora, siamo arrivati qua, dove si vede il castello, non so se lo vedete voi dalla GoPro, ma là in fondo c'è il castello di San Giorgio Canavese. E qua c'è un bellissimo prato gigantesco. E ce lo facciamo tutto, no, sto scherzando perché fa troppo caldo, siamo stanchi e Ale non deve arrivare tardi oggi, e quindi faremo ancora una veloce ricerca qua intorno. La cosa buona è che si cerca bene, non c'è l'erba tanto alta. Te lo giuro, sto morendo di caldo. Abbiamo trovato un altro pezzo della catena. Abbiamo trovato un altro pezzo della catena, incredibile. Adesso stiamo seguendo una traccia, andando avanti di qua facciamo una catena lunghissima. Guardate quanto sono Ragazzi, sudato. Ragazzi, queste sono proteine. No, scherzo, che schifo. Allora, qui mi dice profondo. Qui invece mi dice superficiale. Che significa? Ma è un tombino. Era stanco, però guarda come si interessa, se c'è qualcosa di strano. La mina abbiamo trovato. Non riesco a togliere. Ok. Dopo che... Certo, perché è una roba gigantesca. Stai roba. Questa immagine copertina, sta roba, cioè. Abbiamo trovato questa cosa qui. Ah, ho capito che cos'è. Possiamo usarlo per scavare, capito? Andiamo dei carabinieri. Sì, sì, adesso lo andiamo a denunciare perché bisogna sempre riportare le cose più vecchie di 40 anni. Quindi andiamo dei carabinieri con questo, glielo mettiamo davanti lì. Pah, tenete, guardate cosa abbiamo trovato, una roba storica.